Buongiorno ragazzi, no, non è vero, buongiorno, più buonasera che buongiorno. Sono appena atterrato all'aeroporto di Bergamo, sono uscito in questo momento, come potete vedere. In realtà non sono venuto qua per vedere la partita, sono venuto qua per un compleanno, però ne approfittiamo e ci vediamo anche Atalanta-Bologna. Ci vediamo direttamente a 2 giorni dopo, perché oggi è giovedì, quindi ci vediamo a sabato. Sono appena arrivato al Gewi Stadium, eccolo qua, sono molto in ritardo quindi mi sa che devo muovermi. Ok, sono entrato, fa molto ridere perché momentaneamente sono da solo, non capisco un cazzo, fa tutto da solo per entrare, è la prima volta che vengo al Gewi Stadium, quindi niente, entriamo. Nel primo tempo non è successo un cazzo ragazzi, non è successo niente, dopo 0-0 mi sa di Carpi Frosinone, speriamo nel secondo tempo. No, Sansone. Guarda, il Bologna ha segnato il numero 10, Sansone. Non ho ripreso il gol, però bel gol di piazzato di Sansone, 1-0. Sai che la Tana si deve svegliare un po'. Mamma mia, Zirkzee è fortissimo, incredibile. Oh! Mamma mia, che occasione. Fuori gioco!
Buongiorno. MVP Orsolini che si è tolto la maglia fuori gioco e adesso pure morito. E infatti l'ha fatto davvero. Non si vede la maglia però. E la gente se ne fa. Fa molto ridere perché se ne stanno andando tutti dopo il 2-0 di Orsolini. Però non si è tolto la maglia stavolta. Minchia, che partita di merda dell'Atalanta. 2-0, delusione, ma neanche tanta. Delusione dentro il campo e non delusione fuori dal campo. Stadio bellissimo, ragazzi. Stadio bellissimo, esperienza bellissima. E forse meno bella rispetto alle altre, perché non mi sono goduto lo stadio nella prepartita, visto che poi sono arrivato subito, però bello. Stadio organizzato molto bene. E spero di tornarci, magari anche per una partita un po' più divertente, questo non è stato troppo divertente. Di fronte alla curva nord dell'Atalanta, ho preso anche qualcosa dallo store, ho preso la mia solita sciarpa, ve la faccio vedere adesso così al volo. Beh, io ho collezionista di sciarpe, uno costano poco, due sono un cimelio, un ricordo delle esperienze che ho fatto, quindi era doveroso, che poi è organizzatissimo, cioè Lord Wild West, Burger King e c'è anche appunto lo store dell'Atalanta fuori dallo stadio, e quindi l'ho presa. Se finiscono lo stadio magari con la curva sud è proprio bello e sono contento di aver fatto questa esperienza, un po' strana ma va bene lo stesso, dai. Diciamo che non la metto al primo posto delle mie esperienze, però devo dire che mi sono divertito comunque, perché io visitando gli stadi mi diverto sempre. Quindi da Bergamo e dal Gavi Stadium è tutto, e allo studio.